Cari amici, questa settimana gran parte del nostro TG sarà dedicato allo speciale sul Carnevale e sul Cerioli's Got Talent. Ma le notizie non mancano, cara Camilla. La nostra Maria Vittoria ha ospitato in studio la maestra Elisa, che ci ha spiegato un importante progetto che coinvolge tutta la scuola. Buongiorno a tutti. Oggi siamo qui con la maestra Elisa per raccontare del nuovo progetto lettura. Nella scuola è partito questo grande progetto che coinvolge non solo gli studenti, ma anche i genitori. Che cosa vi ha spinto a dare valore alla lettura? Ci ha spinto principalmente il desiderio che i bambini considerino la lettura come un tesoro da scoprire. Leggere dovrebbe essere per ogni bambino un piacere, una fonte di idee, riflessioni, pensieri. Molti bambini chiedono: perché devo leggere? Ecco, noi vorremmo, in un modo originale e piacevole, togliere quel senso di dovere per trasformarlo in volere. Sì, perché sia per i piccoli che per i grandi il libro può diventare vita vissuta, liberazione, sogno, rifugio, un luogo dove andare quando si vuole. Vorremmo che la lettura prendesse vita e diventasse, con questo progetto, uno strumento forte per interpretare il mondo e le sfide che attendono i nostri bambini in un modo dolce e pedagogico. Una delle cose più belle della lettura è proprio l'unicità della fantasia di ognuno. Quando si legge si creano le scene nella propria mente, proprio come i registi di un film. Questo progetto vuole regalare qualcosa di grande ai bambini, il dono di sentirsi protagonisti unici in molteplici modi, a modo loro, senza mai sentirsi soli. Perché si sa, quando si legge ci si trova in un mondo ricco di amici e di cose, di colori e suoni che vogliamo noi. Oggi si è riunita la commissione per la valutazione del titolo della giornata delle storie che si terrà a giugno. Che cos'è esattamente? A giugno ci sarà l'atto finale di questo progetto lettura, la parte diciamo più frizzante e viva del percorso. Ogni classe infatti avrà avuto modo di leggere insieme all'insegnante un libro che poi diventerà spunto di reinterpretazione, ovvero ognuno si sentirà libero di inscenare o personificare ciò che ha letto in un atto pratico. Sarà un momento unico dove fantasia, protagonismo, arte e creatività si incontreranno per dare vita a quello che prima abbiamo definito una specie di libro vissuto. Quindi nulla di già preesistente, ma dato dall'impegno e dall'immaginazione dei nostri bambini attraverso il loro mondo e i loro occhi. Grazie. Grazie. La scorsa settimana si sono svolti i campionati di nuoto, una competizione interna alla scuola secondaria che ha coinvolto un centinaio di studenti. Vediamo insieme il servizio preparato dal nostro inviato. Il 15 febbraio scorso si sono svolti i campionati di nuoto della scuola secondaria. La mattinata è stata scandita da diverse gare che hanno visto un centinaio di giovani atleti come protagonisti. In vasca si sono alternate le staffette delle case della Sacra Famiglia, divise nei diversi stili, dove ha trionfato la quercia verde. Al secondo posto si sono classificati, a pari merito, Tassi e Aquile, e al terzo posto i Ceri. La staffetta di classe invece è stata vinta dalla terza B. Nelle gare individuali gli atleti in erba si sono cimentati nel dorso, nella rana e nello stile libero, divisi in categorie maschile e femminile. Una mattinata all'insegna del sano agonismo che ha coinvolto tutti gli studenti della secondaria nelle vesti di tifosi e sostenitori dei propri compagni. Se siete curiosi di sapere che evento è il nostro talent e vedere la sfilata delle maschere, cliccate sul link qui sotto dove troverete lo speciale dedicato. Vi ricordiamo che da mercoledì 6 marzo avrà inizio il percorso di Quaresima del nostro campus. Da Camilla e Nicola è tutto. Alla prossima settimana! Bene?